Ok, passiamo ora alla fase della tinteggiatura. Come potete notare, questa tavola qui è già stata pittata con la prima mano, è scartavetrata, mentre invece questa qua è grezza. Allora, la caratteristica praticamente è proprio quella: quando è grezzo il colore assorbe molto più del dovuto, diciamo, rispetto invece a questa tavola dove il colore è molto più, cioè il pennello, assorbendo meno, il pennello è più, si riesce a pittare più velocemente, ecco, diciamo così, perché assorbe meno colore. Allora, per quanto riguarda la prima mano, in questo caso qui è prima mano, qui è seconda. Allora, la prima mano in questo caso vi faccio notare come, oltre a stendere il colore, si formano, adesso non so se si riescono a vedere, queste strisce bianche. Qui ad esempio si è riformato. Allora, la cosa importante in questo caso qual è? Qui si inizia la prima mano, vale sia per questo discorso, sia anche per la seconda mano e anche per la terza, di stendere prima il colore. Mentre si continua a pittare, iniziare a asciugare quel lato. Bisogna ritornare indietro e ripassare sopra il pennello, perché a mano che asciuga, quelle strisce spariscono. Praticamente il colore diventa uniforme. Qui ad esempio ci sono, ecco, delle macchie bianche. Bisogna ripassare a mano che asciuga in modo che scompaiono e il risultato finale viene perfetto. Praticamente il colore sembra uniforme, è come se fosse il colore, come posso spiegare, non sembra più pittato. La cosa importante che dimenticavo la volta precedente è: prima di pittare dovete fare attenzione, essendo il legno non stagionato, ormai sul mercato si trova solo quello, le tavole iniziano a, diciamo così, a lacrimare la resina interna, e purtroppo qui l'ho già pulito. Allora, praticamente quando esce la resina dai tagli, tipo questo taglio o quest'altro taglio qui, fatela uscire. Dovete prendere uno Scottex e semplice alcol, qua, semplice alcol, e dovete con il fazzoletto, ecco qua, un fazzoletto di carta, lavarlo, diciamo, lavare la tavola, e viene automaticamente, si scioglie con l'alcol e si appiccica tutto al fazzoletto. In questo caso quindi diventa la tavola perfettamente pulita. E questo è il primo problema. Solo che questo potrebbe anche ripresentarsi. Comunque, nel momento in cui non esce più, potete utilizzare questo sistema qua. Lo asciugate. Se eventualmente diventa duro perché è uscito precedentemente dalla tavola e quindi si è indurito, potete utilizzare sempre lo stesso sistema con la bottiglietta dell'alcol, in questo caso aiutarvi con una spatolina, eccola qua, utilizzare anche questa per eventualmente togliere la parte più dura, ma diciamo che l'alcol e il fazzoletto di carta praticamente scioglie tutto e risolvete il problema. E tutto qua. Alla prossima!